Proviamo il Sire o Valakir? Ne proviamo il nuovo. Sì, la skin è solo grafica, però cioè, comunque ci cioè, sono alcuni che piacciono. Le skin alternative. Sette nuovi avversari. Diamo inizio alle danze. What? Cosa credo sia meglio? Così è più generico, dovrebbe essere più semplice da completare. Buona battaglia. Però non so se era meglio prendere il robocucciolo. Forse sì. Qua è close. Sarà questo mi dà l'idea di drop a 2 ancora. The Turtle. Tra l'altro ti dà pure il contorno dorato. Not bad. Sono My Name is Maz, ho fatto una partita proprio con questo re con i demoni senza senso. Aspetta, forse l'ho vista. Vedere. Dipende che ora me l'hai mandata. No, ancora non l'avevo vista. Ah, se me l'hai mandata. No, non l'ho ancora vista allora. Se non me l'hai mandata oggi pomeriggio non l'ho ancora vista. Le Devo ancora tue aprire forze non Instagram. sono nulla contro i guardiani. Bene, vinto il fight. Il problema è che lui ha il token e noi no. Quindi potremmo. È andato al 3 lui. Peraltro non mi fa vedere la quest se vado col mouse qui sopra. Vederla qui. Andiamo su anche noi. Prendo carceriere. Lo prendo lui. E lui. Fatto bene così. Infatti, tipo, con il 2-2, solo col 2-2 avrei preso la gemma dal 2-4. Rieccoti! Come va là fuori? Questo cosa vuol dire delle ricariche con benefici? Che tipi di benefici ci sono? Devo pila questi in mezzo, però devo giocare demoni o naghe. Il problema è quello. Ti dà triple, scudi vieni dallo shop o anche buff. Il problema, raga, è che se avete demoni o naghe, come cavolo li compro? Io adesso voglio comprare. Ah, questa è una naga, in effetti. Dai, proviamo allora, ok. Anch'io avrei scelto quello. Che poi è compra o gioca i naga? Adesso non me la fa più vedere. Ah, ora sì, sparita. Potrei rivederla, per favore? Com'è che era? Continua così, forza. E gioca? Se devo giocare va bene perché potrebbe darmi le coppie l'altra quest. La battaglia infuria Come faccio a non prendere il sensei, ragazzi, qua? E anche il 4-1 va preso, sgrava sta roba. Però forse era veramente da prendere Demoni Naghe. Quindi ci stava a prendere Katarina Tyr piuttosto che Cyclone. Probabilmente sì. Compra e gioca quasi si equivale, no? Se li compri li giochi. E giochi potrebbero essere anche tipo generati da altre carte, no? Quindi tipo se, non so, ti dice gioca tot elementali, prendi la goccia vale per due. Non capisco perché non mi faccia vedere la quest, la seconda quest. Qui sì, solo qui. Gioca 7 Demoni o Naga. Sì, è da prendere lui, anziché il Cyclone. Oggi niente Kaizo? Oggi niente Kaizo. Hai buone Siamo full possibilità di Ashton oggi. vincere. Per la gioia di quelli che volevano Battlegrounds. Vediamo anche qua. E magari ci scappano un po' di video per YouTube. Una battaglia estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Merda. Dovrei. Se ha senso vendere Cyclone, usare le due coin e prendere il sovrintendente Sensei. Per me ci può stare. Perché prendo un demone che non è male. E vado avanti la quest. Sì, tanto bisogna mandare avanti la quest, ormai ho capito. Vicino a te, oscurto.
Sì, ho missato un +2+2, perché sono un pollo. Perché ancora mi devo abituare alle carte nuove. Dovevo prendere lui, giocarlo, e lui, questo qua sarebbe uscito buffato. Ho missato un +2+2, abbastanza grave qua. Bell'uovo, o me lo sono meritato questo uovo. Allora, appena compriamo un pezzo si attiva finalmente la quest. Qua non comprare niente per la roll. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Chi è che spara? Maga anche prende, però quello lì lascerei stare. 7-6 o mena 5-3 ad attaccare a Deviabot. Uno dei due. Tecnicamente 7-6 manda avanti la quest. Sopravvivranno al cerchio della morte. Vediamo un po'. Possiamo saltare, sarà questo. Non so se mettere lui dietro. Io vorrei triplare il sensei, no? Va bene così. Oggi facciamo BG guys, Kaito domani. Proviamo un po' a quest, nuovi eroi. Tanto bene che buffano tutti qua. Dai, non ci credo. Mi ha dato veramente il 3-2. Che sfiga. Che sfiga. Vabbè che è un demon, almeno quello. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Quindi dovrei comprare due demoni o naghe e completare la quest. Anch'io avrei scelto quello. Minchia, però 7-7 sul Deviabot. Finiamo la quest, dai. Così vediamo cos'è. Mo? Vediamo un po' cosa esce. Cosa è successo? Mi ha sdoppiato lui. Non è successo niente. Manco qua. Che merda. Mamma mia. Ah, aspetta un secondo. Ricordati di iscriverti al canale. Mettere like se ti sta piacendo il video. Aiuta l'algoritmo. Se proprio vuoi esagerare, anche un commentino. Però like e iscriviti va già benissimo. Ma l'oro ormai è inutile su BG? Tornerà disponibile il pass con l'oro? Grazie mille a Vresei per il quarto mese di sub. È inutile ormai l'oro su BG, sì, confermato che è inutile. Tra l'altro questo Menas non scomba con spettro della vittima. Bene, mi ho imparato un'altra cosa. Porca miseria. Ho delle recluse fresche fresche per te. Non è schifo. Non ho un cazzo, ragazzi. Devo rollare e trovare i miracoli, praticamente. Assolda pure una di queste reclute. Ma boh, cioè. Non fa niente sta cosa. Non sta facendo niente. Merda, che fatica. Quello farà un bel po' di danni. Mamma mia. Freeze per cosa? Per il modulo? Nah. Orgozzo anche, non penso che lo vogliamo.
Comunque è una merda, è troppo random. Troppo random, non fa niente. Ci sta sto pomodoro lì sopra. Preciso, mi sa che moriamo qua, tra l'altro. Non è detto. Non è un tutorial positivissimo. Siamo vivi con uno. Boh, for Reaper? O Sensi, magari prende più 4 più 4. Il tizio che pompa le tribe. Schifo. Tocca scolare lui. Abbiamo sculato lui, bene. Mi ha dato la copia della locanda, figo. Altra regina dei mantidi, ci piace. No way. Cosa ha appena fatto? Perché si è dato due mantidi? Non che noi li disegniamo, eh. Restrizioni di sicurezza disattivate. Attivazione. No, strano. Due mantidi così? Cosa sarebbe sto effetto? È la quest più broken del gioco. È totalmente random, eh. C'è praticamente Rolly e Prig che ti dia cose. Ma è diventata una slot machine. Questo è Rolla e prega. Bene, non ha tolto lo scudo. Come on, attacca qua. Yes. No. L'unico che non doveva attaccare. Ok, però aspetta. Ok, cazzo. Vabbè, mi dai una copia di Dedabot. Invece sta quest che ti dà la copia del pezzo è un bidone. Un bidonaccio. Lui parato non è neanche riuscito a finirla. Grande. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Vabbè. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Ha durato ma che è? È fortissimo. Allora, tecnicamente si può fare Uther su Menace e attaccarlo al For Reaper. Uther su Menace e attaccarlo al For Reaper mi sembra una buona play. C'è sto qua che è un bidone. In realtà il 7-6 è un bidonaccio. Potrei anche fare prima il Discover. La violenza è sempre la risposta giusta. Un grassatore. Zap. Vabbè, ingrassiamo. Farei semplicemente così. Per la giustizia. Per ora. Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te. Sono stata tripa di Devilbot. Dai, che culo. Mamma mia. Migliori tre non li poteva fare. Dai, non è vero. Non è vero. Ok, dai, riesco comunque a vincere. Però me la sono fatta sotto. Devo attivare il tracker qua. Grandioso, una bella microbot. No, cosa sta succedendo? Cosa ci ha dato? Un po' di pezzi a caso. Vabbè, questo si piglia. Coppe di For Reaper, boh, non ha senso.
Ancora. Vabbè, allora, Leroy ci piace. Il 4-7. Allora, il discorso è questi e questi fanno schifo, e probabilmente anche Sensei. Io qua devo giocare con questi quattro, magari trovare un modulo qua e fare full scam. Questo va preso. Questo qua no. Io lo dico sempre. Uè, ancora. Ma che figata. Allora. Quindi, possiamo aumentare le stats di Leroy se vogliamo. Sto in aga. Possiamo aumentare anche le stats del For Reaper, seppur non di tanto. Possiamo dare taunt a questo. Aumentiamo le probabilità che prenda il scudo, ci sta. Questo fa merda. Penso che faremo una cosa del genere. Dai, qua ci sta. Alla fine un poison. 100%. Bisogna capire se il For Reaper ci può servire. Guarda il pezzo morto per primo. Leroy ci dà? No. La mantide. Il pezzo morto, c'è un'altra mantide, si dà. Un'altra mantide, si ragiona. Si ragiona decisamente. Non so se contro di lui voglio tenere il For Reaper, però. Perché teoricamente no. For Reaper 10-13 fa schifo. In teoria, ragazzi, noi qua vogliamo un altro Leroy Jenkins. Fa strano dirlo. In realtà non fa strano dirlo, è normale. Non so quanto il For Reaper. Allora, noi l'abbiamo affrontato 4 turni fa. E è rimasto coi demoni. Questo qua non ci sono Murloc, quindi boh, fa schifo. Proviamo. Facciamo crearci cose assurde da sta quest. Cioè, in realtà, anche un'altra tripla ci serve a poco. Un altro Leroy invece ci piace. La pompate. E Terena Naga, credo, no? Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Questi li tengo per dopo. Quanta vita? 19 non, danni non credo di farglieli. Così tipo. Perché sennò salta Naga, entra l'altra mantide. Però poi dopo io voglio fare questo. Farei così. Hai buone possibilità di vincere. No, lì. Ma lì si può. Va bene. Che strana la build di sto qua. Ok, questo è un disastro però. Porca miseria. Cosa? Cosa? Allora. Mettiamo due, tre. Cosa? Allora, facciamo il triplo di mantide. A me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Ti assicurerò che questi rimangano qui per la prossima volta.
Stai andando bene. Praticamente ho fatto catena di Liro, catena di Mantidi, refresher per Deviabot. Ce la siamo portata a casa. Forse. Forse. Credo di sì. No, non l'ho killato qua. Si salva. Porca miseria. Disastro. Disastro che non abbiamo vinto il 70%, ragazzi. Perché ho perso gli scudi per il prossimo fight. Che palle. Però in compenso abbiamo un'altra mantide. Che cazzo. Assolda pure una di queste reclute. Per la giustizia. Pratica rende perfetto. Prima volta, ma penso anche l'ultima, in cui giocheremo con 8 mantidi. Sono sotto adesso, flip. Vai, buono. Stiamo 1-1. Buoni, ti trade. Oddio, 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 forse ce la facciamo. Ce la facciamo. Flip vinto. Incredibile. Con uno di vita. Ragazza, questa è fortissima. Prima mi ha dato un attimo pessime emozioni, pessime sensazioni. Quando dopo 8 roll non era successo niente. Bisognerebbe un attimo capire qual è la probabilità di ottenere i benefici. Che mi sembra così di aver notato che man mano che vanno avanti i turni e più aumenta la probabilità che esca qualcosa. Può essere che funzioni così o è stato semplicemente un caso. Perdona ma non ho proprio capito la giocata. Io avrei triplato l'eroe per mettere un altro e poi altra mandi dal posto di Devia. Cosa te ne facevi di un Leroy triplato e un Leroy normale? Facevano la stessa identica cosa che due Leroy semplici. Cioè, considera che le probabilità di trovare la mantide dal Discover erano praticamente inesistenti. Cioè, le mantide le trovi solo con queste cose folli della quest. Vabbè, 8 mantidi ragazzi, bentornati nel meta delle Scum Comp.